Ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Assassin's Creed Odyssey. Porca paletta, l'inizio è stato spettacolare, soprattutto per ciò che riguarda il film 300. Molto simile, ma molto gradevole. Naturalmente, come passate il video, come sempre, tipo, c'è un bel commento, un bel mi piace. La nostra missione, mentre vi faccio ammirare questa parte che secondo me è una figata pazzesca, dobbiamo comunque raggiungere l'accampamento dei banditi per salvare Febe. Però la prima cosa fondamentale da fare è, ecco, avete visto il nostro cavallo? Guardate qua. L'ho praticamente anche munito di un vestiario migliore. Allora, vediamo come cavallo. No, non voglio rubare. Allora, penso che così dovremmo andare abbastanza fuori. Premi per raggiungere l'obiettivo della missione. Ah, ok, quindi in pratica viaggia anche da solo. Ah no, aspetta, sbagliato. Così da solo. È una figata pazzesca sto fatto. È comodo però, perché così possiamo praticamente arrivare direttamente a destinazione senza dover tenere premuto sempre il pad. Forse questa è una delle cose buone. Se non mi sbaglio c'era in alcuni giochi di strategia. Black Desert mi pare che c'era questa opzione. Ci sono anche in altri giochi, però era quello a cui io giocavo, o a cui io gioco. Vabbè, andiamo avanti e ci avviciniamo. Tra l'altro poi ho sbloccato la stessa cosa, ve lo faccio vedere un attimo così a volo, anche per le armi. Però la cosa fondamentale è che qui le armi si possono comunque sbloccare, ma si devono comunque fabbricare, quindi abbiamo bisogno di andare dal fabbro, eccetera, eccetera. Ci siamo, eh? Meglio non combattere da cavallo, secondo me. Lasciami! Zitta, o stringo quei nodi. Frutterà un bel riscatto al ciclope. Nessuno pagherà per me. Sono tutti poveri. Stai buona, Febe. Vabbè, ma questi vanno a terra con uno sputo. Ok, individuazione. I nemici iniziano a indagare se ti sovrapponi in una zona vietata. Abbassati per ridurre la visibilità. Vabbè, ok. Sterbalta mi aiuterà a nascondermi. Già ci hanno viste, però, voglio dire. Ok, premi per assassinare. Vabbè. Quegli altri bastardi non la passeranno liscia. Ok, abbastanza simile. Possiamo anche. Non so se posso. Ferro. No, trasportare no, perché penso che non ci convenga. Avanziamo di qua. Premi qui per fischiare. Ok. Vieni. Ah, ok. Vabbè, il classico comunque. Qui andiamo sul classico, eh. Ciao. Ok. Che ci dai? No, non riesco a rubarmi niente, no. Posso solo trasportare. Questo non c'ha niente, questo. Com'è che quello di prima c'aveva la roba addosso e quello non c'ha niente? Allora, quello mi sembra girato, quindi in teoria dovrei Quel fulco sarà il prossimo. poterlo tranquillamente fregare. Dov'è che l'hai colpito? Non lo voglio neanche sapere. Ok, che c'ho qualcosa. Elmo rotto. Ok, mi sa che questo. Ok, mi dispiace per la Dovevi liberare donzella. Febe. Se non c'è bisogno che urli, magari ne arrivano degli altri. Sei libera? Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora Che i miei genitori sono morti. Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Beh, Marco, ma lo so mica tanto, eh. Però sta Febe mi piace perché all'inizio mi era un po' antipatica, vi dico la verità. Però la vedo una tosta, eh. Secondo me. Avrà un ruolo fondamentale in questa storia, o almeno credo, ma penso di sì comunque. Dovrai essere più forte di così. Non mollare! Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu. Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. Comunque c'è molto richiamo, mamma mia. Questo è proprio uguale. Pianta bene i piedi.
I soldati hanno una postura salda. Hm? Bene. Bene. Attacca! Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Che cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo la piccola Cassandra. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lei, prendi me, sono più buono. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco. Agnello, buono. Mettila a letto. Sì, padre. Alexios. Tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Ah, quindi lui già prevedeva. Certo. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morto. Talo, il mercenario. Oh, perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno in città da sola. Caire? Talo Pugno di Ferro. Proprio quello che ci voleva. Un altro squilibrato. Gli dovrò dare una lezione. Ok, allora, infatti da quello che uscivo, ti danno la caccia. Cacciatori di taglie come Talo sono mercenari. Ospiti che ti daranno la caccia finché avrai una taglia sulla testa. Solitamente puoi pagare per far rimuovere una taglia, ma il ciclope non te la toglierà per alcun motivo. Va bene, per il menu mercenario. Ah, ok, si è aggiunta anche una nuova zona. Nel menu mercenario puoi vedere il tuo rango e le tue ricompense per tutti i ranghi, oltre allo stato, i punti di forza e quelli deboli di tutti i mercenari e i cacciatori di taglie conosciuti. Dal momento che il livello di Talo è molto elevato, ti conviene evitarlo finché non sarai di livello e sarai abbastanza forte per affrontarlo. Vabbè, questo sembra abbastanza... continuiamo, sì. Quindi praticamente... ok, quindi a questo livello qua Talo... ah, è questo Talo! Non ce la faccio, il cattivo! Quinto livello, penso. Vabbè, ma penso che lo possiamo battere tranquillamente, cioè non sembra cattivo. Vabbè, missioni, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. Penso che dobbiamo andare a recuperare i soldi, vero? Uccidi Talo, Pugno di Ferro, trova Talo sulla mappa per evitarlo. Oh, vabbè, il livello del tuo bersaglio è superiore al tuo, vabbè. Ok, quindi ancora non ci conviene recuperarlo. Distruggi la merce di Luide, lo comincerò a pagare. Perfetto, quindi penso che prima ci facciamo questa missione. Vediamo se riusciamo naturalmente a spaventare la sua bottega. Ok, Durid. Durid sarà un tipo duro. Oh, che battuta. Alexio. Ma non c'ha la voce di uno cattivo. Quattro sberle ci darà i soldi subito, secondo me. Ciao, Durid. Come vanno gli affari? Senti, dia Marco che se vuole i suoi soldi deve venire di persona. Ah, ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Allora non dovevi chiedere un prestito? Ha ragione, il doppio è troppo. Beh, il troppo è il vero, secondo me. È un furto. È quello che ho detto a Marco. Lo conosci, è estremo. Se lo ripaghi, andrà tutto bene. Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a un mercenario. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morto senza Marco che ti ha strappato dalle strade quando eri un bambino, ma si sta comportando come un folle. Non me ne vado senza il Drachner, ti lascio ai tuoi affari. Malaca. Comunque, gli devi lo stesso delle dracme. Aspetta che il ciclope metta le mani su di voi
e sarete morti. Allora, personalmente mi ha rotto le scatole. Ecco. Ti pago, smettila. Allora, ce l'hai i soldi, hai visto? Il denaro è tuo, ora vattene. È bello fare affari con te, Duride. Dimentica il mio nome. Non voglio che il ciclope venga a cercare me per il debito che non riuscirete a saldare. Ma perché non dobbiamo risolvere? Quello non lo fa i soldi, non ti preoccupare. 100 dracne le abbiamo recuperate. Ok. Ma anche no. Non vogliamo lavorare. Allora, voglio avanzare da questa qua. Dobbiamo tornare praticamente da Marco. Hai le ore contate prima che il ciclope venga a prenderti, Malaka. Vuole il suo denaro. Posso avere una proroga? Se non lo ripaghi, quando tornerà a Cefalonia, verrà a prenderti appena metterà piede a terra, capito? Cerchiamo di essere civili. Non puoi nasconderti per sempre dietro al tuo mistio, Marco. Il ciclope ucciderà te, lui e quella nanerottola che gira qui intorno. Certo, nessun problema. Troverò le dracme. Bene. O verrò a vedere il ciclope darti in pasto alle sue capre. Ah, Alexios. Vedo dal tuo sorriso che Duride ti ha dato le tue dracme. Non sto sorridendo. Ho appena scoperto dove hai preso le dracme per il vigneto. Ti ha dato di volta il cervello. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. Possiamo provare, troveremo le dracne. Hai fatto una promessa idiota, Marco. Una che non possiamo mantenere. Credevo che fossi invincibile. Forse lo sono, ma tu no. Ah, rimpiango i vecchi tempi. Ricordi? Era tutto più semplice. Non avevi niente, eri giovane e solo, e io avevo tutto. Ti ho donato il mondo intero. Cefalonia nel palmo della tua mano. Alexios! Cassandra! Ah, è così che quindi tutto è successo. Mi piace questo fatto che ogni tanto ti spiegano nel dettaglio velocemente le origini. Una barca. Forse non è stata una buona idea. Era più giovane. Si vede. Non si vedono tutti i giorni pesci del genere, eh? Oh! Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. È un'ottima offerta. Pensaci. Aspetta. Ah, quindi così ci ha comprato praticamente. Cefalonia. Bel dono. Non saresti nulla senza Marco. Guarda dove siamo arrivati. Eri un orfano di strada, ora sei un mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Non posso proteggerti per sempre da lui. Ucciderà anche me. Oh, non devi temerlo. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla! Stavo proprio parlando di te. Ah, sì? Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quei Malaka dei banditi che bloccano le consegne. Certamente. Beh,
Stavo proprio spiegando i dettagli al mio amico Alexios. Ha già un piano per occuparsi dei banditi. Oh, ma sto Marco però... mi conosci, no? È silenzioso ma letale. Non importa chi, ma sarà meglio che qualcuno faccia fuori quei banditi. Oggi. Un'idea fantastica. Io devo correre a casa, Alexios. Ho escogitato un piano per la questione Ciclope. Passa a trovarmi quando hai tempo. Questione Ciclope. Oh, questo Marco c'ha parecchi nemici, Prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Ok, quindi pensa che abbiamo trovato il fabbro. Sono così corri come una bambina, corri. La guerra si avvicina. Gli ateniesi serviranno dei buoni archi per sconfiggere gli spartani. Ma avete visto? Quando cammina si alza anche la sabbia dietro le scarpe. Le sue idiozie non ti hanno Per cortesia, non mischiamo la cacca con il profumo. Questa guerra. Per di più, ho saputo che sei di Sparta. Lo ero, molto tempo fa. Ok, ora chi è seguita? Ah, ok, pensavo che non partisse più. Dammi qua. Già fatto. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Fa schifo. Colpisci quei manichini con le tue frecce. Allora, premere due per tirare. Ok, vai. Da 10. Ok. Anche questo? Contento? Oh, missione compiuta. Vabbè, l'arco è divertentino da utilizzare, però. Ok, quindi prima per aprire il menu abilità. Penso e infatti siamo saliti di livello, fantastico. Quindi possiamo sbloccare, penso, una prima abilità. Pari a 250%. Questa... Bah, questa è bellissima, un calcio leggendario. Fantastico, ok. Allora, io per adesso opterei... Assassino no, perché visto che stiamo abbastanza tranquilli... Opterei per questa, carico del toro. Mi sa che devo tenere premuto, sì. Ok, molte abilità richiedono adrenalina che otterrai sferrando attacchi, schivando, col cesso e parando. Vabbè, gli attacchi nemici ed eseguendo molte altre azioni. Usando un'abilità spenderai un segmento di adrenalina che dovrà rigenerarsi. Ok, assegna abilità. Scegli dove assegnare questa abilità. Ma la mettiamo qua. Ok. Tieni premuto L1 più carica i nemici abbattendo. Quindi con questo facciamo l'abilità. Vabbè, ok, rimuovi abilità per toglierla. Mostra missioni vicine. Ce ne sta una di là. Una missione molto... Sentivo qualcuno urlare. Sbaglio, non lo so. Se riesco, un attimo. Sami, che c'è qua? Chissà se riusciremo ad andarcene senza finire in una rissa. Che cos'è questo? Un lavoro da mercenario. Isola. Un lavoro da mercenario a livello richiesto 2. Noi siamo a livello 2. Accettiamo, dai. È un lavoro, che ce ne frega. Sapeva che per quanto misero il lavoro è sempre il lavoro. Ma invece Faun aveva bisogno di pelli di lupo per le scorte di guerra. E sapeva che si poteva procurargliele. Va bene. Quindi i lupi si trovano così all'improvviso. La freccia non è male, però non è neanche tanto potente. Devo stare attento perché... eccolo. Aspetta. Che cavolo? Oh, scatta foto, no? Aspetta. Ok, fantastico questo, è bellissima. Il colpo quindi che abbiamo, l'abbiamo anche inferto. Raccogli, sì. Ma il cavallo mica è morto perché è stato attaccato. Vieni qua, vieni. Ok, quindi porta le pelli al lupo, al... Le pelli di lupo al cliente, porca miseria. Vediamo che cosa ci dà, ci siamo, vai. Vediamo che ricompensa ci danno, così magari riusciamo già da subito a rifornirci. Vai. Dovevo immaginare fossi tu a cercare le pelli, Ilo. E io dovevo immaginare che me le avresti portate tu. Alexios è sempre sul pezzo. Sì. Dirlo a Marco, lo farai ingelosire. Pubblico degli annunci per dare una possibilità a tutti, ma tu sei così efficiente. Stavolta a che servono le pelli? Gli ateniesi vogliono armature per la guerra. Il che vuol dire protezioni per loro, dracme per me. Eccole qua, ci sono tutte.
e più veloce che mai. Meriti fino all'ultima dracma. Tu resta fuori dai guai. Segui il tuo stesso consiglio. È vero, c'ha ragione. Porca miseria, 260. Addirittura dall'altra parte eravamo usciti a beccarne qua 1100 punti esperienza. Secondo me sta missione secondaria è stata facile e ci ha portato veramente bene e tanto. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente come al solito vi invito come sempre un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye. Thank you.